Eccoci qua insieme a tutti gli amici che oggi molti vengono dalle Marche. Anche la signora che è della bilancia. No, no, scherzi, come si chiama? Malvina. Malvina, poi dopo mi dice come mai, grazie, sì, grazie. Allora, tutto bene? Tutto bene? Scusa, tutto a posto? No, e ho detto che la bilancia, già ti ho dato una botta. Comincio, Vabbè, oggi facciamo questo weekend, va? Togliamoci questi scrupoli dalla testa. Ricordando comunque che è un weekend importante perché la Luna va in un segno d'acqua, cosa che però potrebbe piacere a metà al segno dell'Ariete. Oggi amore, lavoro, fortuna 4, scusate, amore 4, lavoro, fortuna 3, e domani amore 4, lavoro 3, fortuna 4. C'è una tensione nell'aria, infatti, perché la Luna è dissonante venerdì e sabato. Voi sapete che siete il segno delle conquiste, siete il segno della lotta, ma vi sarete sicuramente stancati di lottare. Chissà quanti Ariete dicono: io vorrei avere una vita serena, piacevole, tranquilla, senza troppi tormenti. Però poi cosa fate? Frequentate gente che vi dà filo da torcere, puntate a situazioni che sono estremamente difficili da raggiungere, siete fatti così, dolcemente complicati, e allora ogni tanto queste complicazioni diventano talmente grosse che anche voi vi sentite un po' strapazzati, quindi probabile che oggi e domani qualche strapazzo in più ci sia. Però c'è una soluzione, perché la giornata di domenica è migliore. Abbiamo amore 5 come voto, lavoro fortuna 4. Quindi possiamo dire che queste 48 ore vessate da una luna un po' particolare possono essere di disagio, mentre domenica c'è lentamente un recupero. Tante questioni, poi ve lo spiegherò meglio a fine anno quando guardiamo le stelle del 2020. Secondo il mio punto di vista di astrologo, secondo insomma le stelle, è probabile che alcune situazioni non dovranno essere più portate avanti, cioè voi siete pronti a fare anche, a dare un taglio definitivo a situazioni che tra l'altro fino alla fine di novembre ancora erano protette, ma da dicembre, non avendo più Giove a favore, in qualche modo sono diventate contro. Quindi diciamo che alcuni nodi sono arrivati al pettine. Per il segno del Toro, delle novità che sono in arrivo. Oggi abbiamo amore 4, lavoro 5, fortuna 4, domani amore 5, lavoro fortuna 4. Che bellezza, occhio, sì, che tu sei bilancia, sì. E invece l'amore 2 è del Toro, giusto? Esatto, ecco, è qui. E qui casca l'asino, no? è qui, dov'è? È qui. Si aggira. Come nell'arena, tipo il fantasma del palcoscenico. Adesso mi cade in testa qualcosa, no, ma io sono a favore dei Toro, quindi attenzione. Però ecco, per esempio la bilancia in questi giorni tentenna, no? C'è questo Saturno dissonante, quindi il Toro invece vuole risposte immediate, quindi prendo spunto dalla questione, perché insomma anche se parlo con loro parlo di voi, per dire che i Toro adesso non sono più in attesa degli eventi, ma vogliono che gli eventi accadano, c'è una grande differenza, quindi non siete più in attesa che qualcuno porti avanti un progetto, vi dica, vi rassicuri, no, adesso mi devi dare le garanzie, firmi il contratto, firmi l'accordo, mi dici che comunque il 2020 sarà l'anno della grande costruzione. Perché vi dico questo? Perché adesso... qui partiranno le minacce adesso. Esatto. Io dico in generale del segno del Toro, però capisci che avere Giove e Saturno in ottimo aspetto vuol dire che i Toro hanno grande voglia di fare. È come se ci fosse da riscuotere un premio e si traccheggiasse, che è che magari vincendo un concorso non si precipiterebbe alla cassa, no, per ritirare il premio. Ecco, quindi se voi avete qualcuno che vi pone dei limiti, se questo premio che voi volete, che desiderate, non è raggiungibile perché ci sono delle situazioni di mezzo che rallentano tutto, inevitabilmente diventerete spietati, o con me o contro di me, sempre con la dolcezza, con la grazia, la testardaggine che vi contraddistingue, perché i Toro, insomma, salvo rari e casi che spero neanche ci siano, non diventano mai aggressivi, ma possono essere molto ostinati. Quindi o dentro o fuori, o con me o contro di me, le sfumature di grigio non vi piacciono, d'altronde siete segni di terra come la Vergine, come il Capricorno, e quindi per voi o è sì o è no. Sarà sì? Per voi è già sì, per qualcun altro se è ni, insomma bisognerà che prenda delle decisioni al più presto. La giornata di domenica, amore, lavoro, fortuna 4, quindi come vedete è un weekend protetto, anche se devo dire, essere sincero, la parte finale di domenica potrebbe essere un po' insidiosa proprio per questo freddo, pioggia, quindi attenzione, sapete che la gola è il vostro punto debole,
sia perché vi piacciono i dolci, vi piace mangiare, sia perché magari se prendete freddo mettete la maglia di lana, ve lo dice Paolo Fox. Andiamo al segno dei gemelli, oggi amore 4, lavoro 3, fortuna 4, domani le cose non cambiano. C'è qualche piccola insidia nel lavoro, secondo me più che altro dovete semplicemente aggiustare, come vi ripeto ogni giorno, le cose che il 2019, soprattutto fino a novembre, ha messo a suo quadro. Chiaro che i gemelli sono in questi giorni abbastanza ansiosi, desiderosi di procedere rapidamente così nell'aggiustare la propria vita, perché siete stanchi di stare zitti, siete stanchi di sopportare, no? Io penso anche a quelli che hanno avuto delle questioni legali, penso anche a quelli che hanno avuto un blocco, nella migliore delle ipotesi un pareggio dei conti. È arrivato il momento di rimettersi in gioco e poi adesso non abbiamo più Venere contraria. Questo è già un elemento di forza. Dal 20 dicembre Venere è addirittura positiva, per cui possiamo dire che, secondo le stelle, ma non credete, verificate, rispetto a novembre, che è stato un mese difficile per i sentimenti, anche le coppie che vanno avanti da anni, magari hanno discusso per motivi di lavoro, oppure c'era quella freddezza in casa, quel modo di fare consensuale solo apparentemente, diciamo, che ha creato dei fastidi. Ecco, adesso invece torna un equilibrio nei rapporti anche genitori-figli. Sapete che i genitori nati sotto il segno dei gemelli sono ovviamente curiosi, perché questo è un segno curioso di tutto, e a volte vogliono sapere nei dettagli la vita dei figli, il che può essere giusto per proteggerli, però poi dopo una certa età, insomma, rientriamo nel discorso della privacy, per cui magari i figli possono tenere qualche piccolo segreto, purché non sia, diciamo, così difficile da gestire. Ecco, in questi giorni un rapporto genitori-figli che magari è stato contrariato, contrastato negli ultimi mesi, può tornare attivo, proprio perché se ci sono state delle dispute si potranno risolvere. Chiudiamo in bellezza amore, lavoro, fortuna 4 per la giornata di domenica, una giornata comunque che vi mette di umore buono, soprattutto in serata quando la luna tornerà favorevole. E adesso andiamo al segno del cancro, protagonista di questo weekend, perché la luna sarà nel segno. Infatti, amore 3, lavoro, fortuna 4, sia oggi sia domani. Vi vedo un po' rassegnati o un po' agitati per i sentimenti. Quindi, come vedete, l'amore non decolla in questo weekend perché c'è qualcosa che non va. E qui, chiaramente, ognuno ha la propria storia. Non è che esistono 12 situazioni, 12 caratteri, no? In generale però questa situazione conduce a delle tensioni, quindi se avete da tempo un rapporto di coppia ci sono delle incomprensioni da sanare, o magari in questi giorni vi siete sentiti poco amati. I cancro sono particolari da questo punto di vista, ogni tanto hanno bisogno di un po' di rassicurazione, come il segno dei pesci. Solo che i cancro bisogna stare attenti, perché se non li guardi, se non li curi, soprattutto gli uomini, da questo punto di vista sono un pochino più spietati, possono guardarsi attorno. La giornata di domenica non cambia, quindi come vedete amore 3, lavoro, fortuna 4, è una condizione un po', non dico infelice, ma raggelata, un po' insicura, che riguarda i sentimenti, mentre per tutto il resto, anche per il lavoro, si può andare avanti. Devo sempre dire, con Giove e Saturno opposto avete dei momenti sì, però tante tensioni restano, quindi state cercando in tutti i modi di superare degli ostacoli, quelli ci sono. Avere dei pianeti opposti è un po' faticoso da sopportare, però ci sono delle giornate in cui sopportate di più e altre in cui sopportate di meno. Andiamo al segno del leone, domani, scusate, oggi amore, lavoro, fortuna 4, domani amore 5, lavoro, fortuna 4. Siccome la luna tra l'altro sarà nel vostro segno zodiacale nel corso dei prossimi giorni, non mancherà la grinta per superare un ostacolo. Certo, un po' di entusiasmo lo avete perso da quando Giove non è più in trigono, cioè praticamente dalla fine di novembre, inizi di dicembre, primissimi giorni di dicembre. E questo vuol dire che adesso le cose sì, le volete, ve le aspettate, però siete un pochino più sfiduciati, oppure semplicemente se avete diritto anche a un incarico o a un qualcosa di nuovo, diciamo che c'è tanta competizione. Alcuni non sono neanche troppo contenti dei risultati che hanno avuto. Voi non vi dovete rimproverare nulla. Spesso quando non ottenete le cose è anche perché avete attorno delle persone che collaborano poco o che comunque non vi mettono nella giusta luce. Dicevo però proprio ieri o l'altro ieri, mi ricordo, che una cosa, un vantaggio del leone è sempre quello di mantenersi altero e quindi anche di farsi valutare di più grazie ad un modo di fare
energico, scattante, protagonista, quindi è difficile che si offuschi la vostra stella, perché voi la fate splendere anche nelle giornate di nebbia. Quindi questo faro, diciamo così, che potrebbe essere rappresentato dal segno del leone, si vede sempre. Quindi voi vi vedete, siete visibili agli altri anche nei momenti più difficili della vostra vita, e questo in fondo è bello, significa che avete tanto coraggio e tanta forza in più. La giornata di domenica, amore, lavoro 4, fortuna 5, quindi per gli incontri e per le relazioni è la giornata migliore. Non sottovalutate anche storie d'amore importanti. Il segno della Vergine, oggi la luna postortina amore, lavoro 3, fortuna 4, ma domani amore, lavoro, fortuna 4. Quindi oggi c'era un po', forse il clima, la pioggia. La pioggia. Non bagna il nostro amore quando il cielo è blu. Questa è una canzone della Cinquetti. Hai visto? È lui la Cinquetti. E la Cinquetti è Sagittario. Vede che qui siamo esperti di tutto. Vabbè, però in qualche modo tiro fuori pure Orietta Berti, finché la barca va, lascia la barca. Già fatta. Gemelli. Già fatta, l'hanno fatta loro, bravissimi. Sì, bravissimi. Sì, sì, sì. Lo so. Io ho sentito anche prima per un'altra canzone. E adesso, sì, è un oroscopo che un pochino cala, ci cala. Ancora? No, oggi. Però domani è in recupero. Ci cala. Oggi. Domani si recupera. La Vergine, sì, allora vi ho detto, no? Non rimangio le mie parole, avete un 2020 mega galattico, però ci sono delle giornate. Se ci si arriva però. Ma come ci si arriva? Ma c'è la giornata in cui vi gira male. Ah, poi, proprio lei che è della Vergine, voi lo sapete benissimo, ci sono delle giornate in cui va tutto bene e altre che diventate pure un po' pazzi, un po' folli. È vero. E quindi diventate anche ingestibili, perché tu vedi questi Vergini tutti tranquilli, tutti sereni, poi quando gli gira male, occhio, meglio scappare. Però domani va meglio, e tra l'altro chiudiamo in bellezza, perché domenica abbiamo amore, lavoro 4, fortuna 5, quindi proprio anche la fortuna negli incontri, nelle relazioni. Vi auguro di poter maturare, perfezionare un grande progetto, perché il 2020, che tra l'altro già adesso è attivo in anticipo con Giove e Saturno favorevoli in questo dicembre, promette grandi cose, quindi non mi meraviglierei di nulla. Saremo a vedere. La Bilancia, oggi un po' sottotono, amore, lavoro, fortuna 3, perché avete tanta fatica addosso, e domani amore 3, lavoro fortuna 4, quindi si migliora. C'è sta luna dissonante, che non significa che le cose non vanno bene, ma veramente tutto è molto stancante. In certi momenti addirittura avete pensato che alcuni obblighi, ecco, chi ha degli obblighi, ha firmato un contratto, sono talmente pesanti, ma non sono possibili in questo, cioè non è possibile disdirli, che quasi quasi, se fosse nella vostra capacità di azione, vorreste evaderli. E quindi c'è un contrasto con tutto quello che vivete. Ma non si può. Non si può, tra l'altro la Bilancia è uno di quei segni, un po' come il Capricorno, che ha un fortissimo senso della responsabilità e anche paura che certe cose vadano male. Quindi in questi giorni è molto importante, ecco, essere aggraziati, ecco, esatto. Come il Cancro, ma sopra la piroetta no. Ma dopo me la fa. Però intanto la Bilancia ha bisogno di un po' di serenità, e quindi ci vuole un po' di tranquillità. Domenica amore, lavoro 4, fortuna 5, per un weekend che comunque si conclude bene. Andiamo allo Scorpione. Amore, lavoro, fortuna 4 nella giornata di oggi, e domani amore, lavoro 4, fortuna 5. Lunedì e martedì qualcuno è stato male, avevate una luna opposta. Adesso invece le cose vanno un pochino meglio, i progetti sono importanti. Lo Scorpione ha questi momenti di calo fisico eccezionali, sì, in cui proprio dorme, e altri momenti in cui è un pazzo che non si ferma. Oggi sono pazzo. A volte addirittura gli Scorpioni più organizzati, quelli che magari hanno una luna in Vergine o qualcosa un pochino, hanno un giorno della settimana in cui mettono a posto tutta casa. Quindi il lenzuolo che è volato sul lampadario. Oggi è il giorno. I Vergine di più. Io conoscevo una persona della Vergine che addirittura aveva una tabella in cucina con scritto lunedì bagno, camera da pranzo, martedì salone. Così. È così. Lei ce l'ha questa cosa? Sì, è così. Shining. Uguale. Ma Shining è per la sua collaboratrice domestica, oppure lei proprio. Il mattino allora in bocca, il mattino allora in bocca, il mattino allora in bocca. E infatti
era matto quello dei Shiny. Esatto, esatto. Comunque, insomma, qualsiasi programma abbiate per questo fine settimana non mi sembra sbagliato, a parte quando entrerà questa luna dissonante domenica. Allora, amore e lavoro 3, fortuna 4, quindi domenica è l'unica giornata che un pochino risente di qualche attacco. Ora fa tutti i giorni. Il Sagittario, andiamo avanti, amore, lavoro, fortuna 4, domani amore, lavoro 4, fortuna 5. Weekend in crescita positiva, perché quello che potete maturare tra venerdì e sabato esploderà domenica. Quindi io vi invito proprio a fare qualcosa di bello in questi tre giorni. Un invito carino, una piacevole emozione, se avete un nuovo amore, gli amori del Sagittario spesso sono a distanza, perché voi più le persone sono a distanza e più le amate, più non le vedete più le desiderate, poi quando vi cadono nel piatto, quando stanno lì davanti, dice che strazio. Quindi probabile che ci sia qualche bella emozione. Comunque, se avete una grande storia, programmate una bella domenica, perché avremo amore, lavoro, fortuna a 5 stelle, quindi è una bella, un bel finale di settimana. Il segno del Capricorno, oggi amore, lavoro 3, fortuna 4, domani amore, lavoro, amore 4, lavoro 3, fortuna 4. Avete dei grandi progetti, dei grandi impegni, è normale che qualcuno cerchi di bloccarvi, è normale che qualcuno possa creare dei fastidi nella vostra vita. Ricordate quello che ho sempre detto, non fate i furbi, lo so che non siete furbi, però lo dicevo ieri, mi pare, quante volte vi è capitato, insomma, di fare una piccola cosa che non si doveva fare? Un parcheggio sbagliato, uscire senza un documento, e poi hai detto, ma sai, oggi mi beccano proprio a me, vi beccano. Perché il Capricorno non può fare le cose sbagliate, non pensate che poi non ci siano dei controlli, magari proprio quel giorno. Siete nati per essere retti, lineari, quindi mi raccomando, adesso dovete fare delle cose molto importanti anche per la vostra vita, tant'è che la giornata di domenica promette bene, amore 4, lavoro fortuna 5, un incontro possibile e un incontro d'amore ancora meglio perché avete Venere nel segno. L'Acquario, oggi amore, lavoro, fortuna 4, domani amore 4, lavoro 5, fortuna 4. E l'Acquario sta vivendo una situazione astrologica molto importante. Avremo un 2020 di grande interesse perché Saturno entrerà nel segno. Ho spiegato che l'Acquario darà dei tagli netti alla propria vita e finalmente riorganizzerà la propria esistenza, la ottimizzerà. Quindi è normale che in questo processo di ottimizzazione qualcosa debba essere variato. Gli amori possono tornare, come no? Anzi, se avete una storia può diventare molto intensa. Non createvi troppi problemi inutili e amate liberamente, dal 20 sarà più facile. La luna opposta invece rende una domenica fiacca per voi Acquario, amore, lavoro 3, fortuna 4, per cui sarà bene evitare stress. E il segno dei pesci, oggi amore 5, lavoro 3, fortuna 4, quindi non vi va di lavorare troppo, o se nel lavoro ci sono delle tensioni, potete essere emotivamente un po' fragili oggi, però una passione tira le fila del periodo, quindi una persona in mente la avete, o magari l'avete proprio vicino casa o in casa, tant'è che anche domani abbiamo una bella situazione, amore 5, lavoro ancora 3, fortuna 4. Evidentemente dovete risolvere qualche dubbio che riguarda in questo periodo il lavoro, oppure il lavoro va in secondo piano perché avete una persona nella testa. Ricordatevi che ci sarà un capodanno importante da organizzare, la giornata di domenica, amore, lavoro 4, fortuna 5, quindi quello che non potete dire o fare oggi sarà rivelato domenica. Anche a voi do lo stesso consiglio, non fasciatevi la testa prima di cadere. Se c'è una situazione d'amore nuova, se volete vivere delle relazioni importanti, non pensate subito ai se e ai ma e lasciate andare il vostro cuore. Andiamo allora ai voti. Ariete 6,5, perché siete alla ricerca di un filo logico che avete perso, non per colpa vostra, ma per, diciamo, eventi del destino. Il segno zodiacale del Toro merita 8, è un weekend importante, a parte domenica lieve calo nel pomeriggio, 7,5 per il segno zodiacale dei Gemelli, il recupero, ma dal punto di vista finanziario ancora un po' indecisi, 6,5 per il segno del Cancro, perché avete delle polemiche in corso, delle tensioni in amore, soprattutto vi vedo un pochino blateranti, e il Leone 7, nonostante tutto avete una buona cera, buona la giornata di domenica. Vergine 7, perché questo è un periodo propedeutico di preparazione a qualcosa di molto importante che avverrà a breve. Bilancia 6,5, stanchi ma felici, troppi obblighi, troppe responsabilità, ma non potete mollare. Scorpione 8, un weekend interessante per riorganizzare tutto. Il Sagittario merita
anch'esso un 8 perché è un buon periodo. Capricorno 7 e mezzo, grandi progetti in arrivo per voi. L'Acquario 7, fine settimana impegnativo, domenica sarete proprio down, mentre venerdì, oggi, domani molto meglio, e domenica giornata speciale per il segno dei Pesci, anche per l'amore. Brava, 7 e mezzo, brava, 7 più. Ok, grazie Paolo Pozzo per tutti questi bellissimi voti che ha dato agli altri. Lunedì ritorneremo, intanto vi auguriamo un weekend sereno, Natale si avvicina, quindi sono sempre meno sereni i weekend, bisogna fare un sacco di cose. Vi aspettiamo, un abbraccio a tutti, buon appetito, linea al TG2. Ciao.